Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona giornata dalla redazione, in studio Giulia Guerrini. Il Piemonte da oggi è in zona arancione. Green Pass rafforzato obbligatorio per accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, per praticare sport di contatto all'aperto, per partecipare ai corsi di formazione in presenza. Spostamenti verso altri comuni o fuori regione con la propria auto sono consentiti solo con Green Pass base. Sono 13.115 i volontari messi in campo dalla Protezione Civile in Piemonte dall'inizio dell'emergenza Covid. Dal 5 febbraio 2020 al 16 gennaio 2022 sono stati impegnati in 201.673 interventi, assistenza e informazione alla popolazione, assistenza ai centri vaccinali, soccorso e assistenza sanitaria, logistica, supporto organizzativo, amministrativo e di segreteria. I carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno sgominato la banda della Monetina. 3 persone sono state arrestate e altre 6 denunciate, perché sospettate di aver messo a segno furti col trucco delle monete lanciate a terra per distrarre la vittima e rubarne la borsa lasciata incustodita sul sedile dell'auto. L'editore Nino Aragno, proprietario della villa Tornaforte di Cuneo, organizza giovedì 27 gennaio il convegno Imprenditoria, Innovazione Strategica e Passaggio Generazionale nella Nuova Ripresa Economica. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti sulla cultura di fare impresa in programma nelle settimane successive. Carri armati e camion in Via Verdi a Torino, che si trasforma per la nuova produzione Netflix. Il film Robbing Mussolini di Renato De Maria vede nel cast anche Matilda De Angelis e Pietro Castellitto. Il Teatro Regio di Torino riapre e accoglie il pubblico in sala dopo la prima parte dei lavori di rinnovamento dell'impianto scenico, che si collocano all'interno del finanziamento di 8,5 milioni di euro messo a disposizione dal Ministero della Cultura. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato. In regia, Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.